Ed eccoci ragazzuoli, qui è Joseph Gamer e qui è French Dreams, la magnifica. Non esageriamo, ci ritroviamo su Xenoverse 2, nuova sfida incredibile, impressionante e nuovo tema consigliato da voi nei commenti, ovvero Super Saiyan God, o anzi io l'ho interpretata come Ultra Istinto con le mod, contro Divinità della Distruzione che a loro volta sono mod. Ne abbiamo di varie tipologie, abbiamo gli angeli e così via. Ragazzi, consigliateci qua sotto nei commenti nuovi temi sì, che noi daremo vita nei prossimi video. E lasciate mo in questo preciso istante un like, fatevi sentire al massimo e per concludere iscrivetevi ai nostri canali YouTube. Quello di Francesca è in descrizione, lo trovate qua sotto. Il mio canale è quello su cui già siete, vi basta cliccare il tasto iscriviti, attivate le campanelline e si va. Mo il concetto qual è? Chi parte con l'ultra istinto? Tre, chi butta giù? Copione, guarda, allora facciamo così. Si butta giù. No, Francesca, lo fai un secondo dopo. È vero, vai. Si butta giù. E vinco io, quindi vado io con l'ultra istinto. Ma che tagliano? Cioè, Francesca, sembra fake. Allora, io vado con questo Gogeta ultra istinto. Sì. In realtà ce n'è pure un altro, ma questo è troppo forte. Quindi cerco di regolarmi per farti contento. Lo prenderò io dopo. Quindi allora, al momento devi scegliere una divinità. Vermond, ognuno lo chiama come vuole. Poi abbiamo a destra c'è Liquir. Un po' alla volta ce ne sono varie. Te li devi scegliere. Sì, prendiamoci Hit. Qui non ho tutti gli scenari, non so per quale motivo. Non Piccolo ne ho idea. Tsufuru. No, Tsufuru non c'entra niente. Non so per quale motivo. Gogeta ultra istinto contro Vermund. Hit, per fare un po' tutti contenti potenzialmente. Ed eccolo qua, Gogeta ultra istinto. Che è questo sbilluccichio? Ecco, è l'ultra istinto, Frangè. Ma guarda che carica incredibile, impressionante. Sei proprio un imbroglione, stavi a dire, no? Perché ma tu Francesco, c'ho l'ultra istinto, di conseguenza già una volta abbiamo fatto una cosa simile, no? Di conseguenza, qual è la tecnica da utilizzare? Ti devi togliere tutto il vigore. No, Francesco, ma come si toglie metto il vigore, che è pure una mod pesante questa? Allora che ne devo fare? Francesco, che cosa devi fare? Devi attaccarmi con i raggi energetici. Ma no, non i cerchietti. Francesco, guarda, sei sempre la solita. Vedi, mi hai fatto pure lo stamina break. Mo mi dovresti malmenare, ma non c'ho niente per fai farlo. Uno stamina break, ovviamente, all'aria. E io vado col Godly Shooter. Mannaggia. Senti, tu sei un dio, piccolo Hit, no? Wow, che parata, Frangè. Hit, non mi piace. Schiando del meteorite. Non mi piace. A fondo del punitore. Se fate le vendite. Tipo, capì? A fondo del pulitore. Francesco, vabbè, ho capito. Godly Display, Punisher Blasts. Cos'è? Ma cosa sta facendo? Francesco, saluta dai, con la... Dai, ci metto! Sei salvato, mamma mia. Com'è possibile? Non c'ho aura. Mi protegge. Ma dai! Mi ha protetto dalla Suprema. Ma dai! Ma non c'è! Non urlare nel microfono. Ma ci urlo quanto voglio nel microfono. No, è perché poi lo devo editare io il video. Francesco, beccati questa Kamehameha Big Bang per 1000. Bam! Allora, posso dire una cosa? Posso? La mod era eccessivamente overpower, la mia. Non me la ricordavo così forte. L'ho ammesso. No, ti chiedo scusa, non me la ricordavo così forte. Che ci posso fare? Però, vabbè, tu dici così. Stata... No, questo me lo scelgo io dopo. Vabbè, io mi scelgo Chitele, il topolino. È una delle divinità della distruzione. Nata vota, è un'altra volta con questo. No. Allora io prendo questo. Ed è identico a quello di prima. Scegli un Vegito. E prendiamo il Vegito. Mamma mia, Francesco, guarda. Ma dopo allora lui si sceglie il Gogeta. Al tuo pianeta. Ha detto allora lui dopo si sceglie quel Gogeta. No, fottissimo. No, in questo video un solo Gogeta. Poi tanto ci abbiamo altri ultra istinto. Francesco, c'è sta Freezer, c'è sta la pure Freezer ultra istinto. Ci ho piazzato in questo video, che vedrò anche. Dopo Gigio ti vengo a prendere. Ma guarda, non ti permettere di offendere. Cosa stai facendo? Perché si muove da solo? Mo il problema qual è? Questo non c'ha manco un ricarico della... c'è un problema. Mo qual è il problema? Io non sto facendo Mi sto muovendo... Guardate, mi muovo io, muovo entrambi. Ma com'è possibile? Aspetta un attimo che capiamo, riavviamo. Abbiamo cambiato scenario perché forse il problema era lo scenario, ma non capisco per quale motivo, forse si buggava, non lo so.
Io provo subito. Vabbè. Però no! Visto per una volta il problema c'era davvero. No, c'era. Ho un problema, questa volta è reale. Peccato che io non c'ho alcuna carica per andarmi a ricaricare. E quindi. Allora, sono... nemmeno io ce l'ho, giusto? La carica. Però io mo praticamente devo solo provare a colpirti. Sempre così, continuamente, per toglierti tutto il vigore. Acchiappala! Guarda il vigore che finisce! No! Bam! Mi abbasso. Non ti abbassare. Ecco qua. Ciccio. Onda energetica, ma no, fra. Esplosione! Fatta l'esplosione elegante! Beccalo! No, vabbè, ragazzi, non si può vincere. Non si può, non posso. Non puedo. I can't. Clark Kent. Vabbè, ti faccio sempre questa. Buono! Che po' buono cosa? Ouch. Ah! Ouch. Buono! Ouch. Francesco, guarda. Ti fai qualcosa? Ti posso dire una cosa? A parte me la sono giocata proprio malissimo, ma proprio male veramente. Ancora così perfetto. Continua a colpire. No! Mo si va di combo. Smettila! Interminabili. Smettila di infestare. Ok, vai. Però Francesco, c'è un problema serio, che è il fatto che tu recuperi il vigore troppo velocemente. Se ti è piaciuto. Non è ti è piaciuto che cosa? Dai ragazzi, dai, così però no, veramente. Vai, non però, c'ho altro con cui attaccare. I cerchietti degli scanzi uno dopo l'altro. Va. Swish swish. Tempo scaduto. Guarda, è forse una delle prime e l'hai vinta tu palesemente questa. Yeah! Vabbè, bravo, quindi 1-1, per ora. Io mi vado a scegliere praticamente Vegeta Ultra Instinct. Con i vestitini tutti stracciati. Con i vestiti tutti stracciati che allora, ha il suo fascino, eh. Vuoi Beerus? Voglio Beerus. E questa è una bella battaglia. Direi di andare a combattere, vediamo un po' mondo dei Kaioshin. Ma la zona divina, anche se in realtà forse era meglio lo scenario con la di Universi 6 e 7, ma alla fine... Ma che no, dillo. Ma che ce ne fo? No, volevo essere family friendly. No, ma io ho detto fo che significa? William Defoe, cioè, quindi sono anche un poeta, no? Capito? Qua non ho. Allora, mo tu qua, Francesco, con due dita mi hai spedito in aria. Comunque. Però non ti ho tolto il vigore. No, il vigore no, in questo caso no. Frantumatore finale, che tanto finale non è perché manca. Francesco. Lo so, ma non posso. Puoi non farmi girare la testa, per favore. Grazie, fa molto piacere. Fantastico, con girati questo controller. Una volta su 5 funziona il teletrasporto. Veramente? Sì. Non ti funziona il teletrasporto, no? Mi sa mo che dobbiamo comprare il controller nuovo, perché... Ma fin tanto che sto giocando con il controller del mitico Fortu. Col Fortu the Gamer, ragazzi, vedere questo è un controller che va a pezzi, perché l'altro che stavamo utilizzando prima per Francesca e praticamente aveva dei problemi. Quindi è già il terzo controller che stiamo provando. Francesco, dobbiamo comprare pure un altro. Aia. Ecco, vedi, sono questi i colpi che mi devi fare per provare. Questo non penso tanto, perché ha colpito il nulla. Beccati due cerchietti e poi un bel cannone Galick. Che male. Ok, vai, ti prenda lo stesso. Ma mi piglia questo attacco. Beccati. E brava Franceschina. Allora beccati una bella esplosione. No, mannaggia, mi sei... Picca! Guarda! Allora... Adamo! Francesca, stai calmo. Mi è sembrato molto giapponese, tipo... Buone greco, le cose così... Buono no! Se ci pensi, è stato quello il tono, mettiamolo così. Frantumatore finale. Wow, Vegeta, l'avessi colpita una volta. Parati. Fatto la parata perfetta. Ma che fai? Non lo so, ha detto che sei andato. Ma chi colpisce? Attacco luminoso. Fosforescente. Finale, che fosforescente. No. Ma lo continua a fare? Si estende comunque? Da dove parte? Ho provato a farti lo stacco. Dalla bocca, fa l'attacco dalle spalle, ma... Vabbè, ho capito. Super esplosione dell'aura. Mi prende comunque io sia. No. Ah. Ovviamente no. Andiamo di carica massima. Andiamo a ricaricarci, ma... Purtroppo mi colpisci, sì. Sì, che ti colpisco. Madonna, che. Ma che colpo? Girati. Francesco, non la può vincere. Mi dispiace, ci stai provando. Wow, come scappa. Amo, gira la testa a tutti. Così. È l'unica cosa che posso fare. Mi dispiace, mo basta. Super esplosione dell'aura. Però allora sì, è una cosa molto divertente, ma dobbiamo constatare il fatto che chi si sceglie l'ultra istinto ha vinto a tavolino. Vabbè, io scelgo praticamente Liquir, che è un'altra divinità della distruzione. Sì, e io vado con Frieza. Con Frieza ultra istinto. Eh sì.
molto interessante. Veramente andiamo su una Mac che è il luogo in cui Freezer sa ricetta. No, no. Questi spoiler, a parte che non è vero, perché Freezer, Francesco, dobbiamo dare comunicazioni veritiere. Si è bloccato. Freezer non sa ricetta, mo si è bloccato pure. Oggi, ma oggi, cioè, ma che ti ridi? È sto Freezer che mo si è imballato. Riavviamo. Ci riproviamo. Questa volta tu hai scelto un altro, sì, Freezer ultra istinto, sì, è un partito altro scenario. Un altro scenario, perché le combinazioni per le quali poteva non partire erano tante. Purtroppo, ragazzi, questo è quello che succede quando hai troppe, mamma mia, ma che sta succedendo? Hai troppe mod installate ed è inevitabile che c'è qualcosa. Tempo posso distruggerti? Vediamo un po'. Ma Freezer, stai calmo. Sono molto curiosa di questa cosa, capito? Ma questo non si scansa. Aspetta, scansiamo occasione, allontaniamoci perché. Via. Mamma mia, visione divina. Mamma, mi hai preso. Ti ho preso. Gira. Babbo, becca. Mo stai tranquilla. Ira del dio della distruzione. One as game. Ce l'ho io un 30. Amo. E io non ce l'ho più. Ma questo è stato un plot twist incredibile. Perché lui è una divinità della distruzione e alcune divinità. Ma dov'è il mio ultra istinto? Tu ce l'hai solo fittizio, capisci? Aspetta, stai un attimo fermo. No. Stai un attimo fermo. Ti ho chiappato! Ma è per un tempo. Ma che mi chiappate visto fa la mossa poi? Ma questo forse è il data input, come si chiama? Non è proprio l'ultra istinto completo. Vedi, questo. Ma tu che ne sai? Non sai manco che. Visto è per questo che. Ma di cosa parli? È un mezzo ultra istinto questo. L'ultra istinto pezzotto. Che non ci ha creduto abbastanza. Grande frantumatore! Questo sei di chi è questo attacco? Ma ti ho preso o non ti ho preso? Ovviamente no! Perché contemporaneamente ci stiamo attaccando. Già, mi sei rispostati. Senti, ma faccio pure sta carica, vai! Mamma mia! Mo ti ho chiappato! Teletrasportati, evasiva! Buono! Wow, questa è la prima volta che a distanza di anni faccio un'evasiva e me lo ricordo di far. Liquir, stai finendo il vigore, spostati! Sei proprio un Freezer! No, lui è Freezer! Tipo Frisella, Freezer! Capito? Non si pronuncia Freezer! Ma non mi finisce il vigore! Ma vada un poco tu, mamma! Ma non mi finisce! Ma che universo cambiamo qua! Ti ho chiappato o non ti ho chiappato? Sì, ma me è chiappato! Ma c'è il vigore infinito! Cioè, perdonami, pormi vita ultra istinct! Cioè, capi, qua era ultra istinto, quando ti veni da quel testino, contro il testino. Comunque sto vincendo io. Alla fine il plot twist è ultra istinto con divinità e viceversa. Divinità con ultra istinto e così via. Nel frattempo comunque stai vincendo, tu non capisco. No! Tempo scaduto. Hai vinto! Vabbè, questo era lo scontro bonus comunque. Vabbè. Quindi, ma perché questa cosa è un po'... Vabbè. Una cosa di strappo la testa. No. Ragazzuoli, oggi, guardate, è successo di tutto. Abbiamo avuto bug, problemi tecnici, prese in giro verso i personaggi che non si capiva più nulla. Io vi ricordo ovviamente che altri video arriveranno a breve. Il prossimo video in compagnia di Francesca sarà lo speciale a tema Halloween, in cui torneranno fantasmi, zombie, di tutto e di più. A tema Halloween. Non mancate, mi raccomando, lasciate un like mo. Iscrivetevi al canale di Francesca, link in descrizione. Il mio, basta cliccare il pulsante. Noi vi salutiamo e alla prossima. Ciao. Mi sa che pulsante manco l'ho pronunciato bene. Ciao.